Benvenuti a Temptation Island. Uè, come sto gasato, mamma mia! In spiaggia ti devi coprire il corpo, lo sai? Il cambio costume lo devi mettere sempre. Certo. Dottore, il mio fidanzato non mi vuole far andare in costume in spiaggia. Io come ci devo andare? Il tuo fidanzato sta là fuori. Comunque, ci dobbiamo sposare? Ci dobbiamo sposare, ricordatelo. Vi dovevate sposare! Chi è pronto per le corna? Dai! Siete pronti a mettere alla prova la vostra storia d'amore? Prontissimi. Prontissimi. Vi fate le corna uno, vi fate le corna due. Uno di due. Voi siete coppie che vi lascerete, perché le corna vi farete. Te sei la più buona di tutti. Che fanno queste qua? Che non possono andare contro di te. Questa è la più buona. Perché tu sei la più buona di tutte. Più di te non c'è nessuno. Non le guardo nemmeno. Brava mamma! Che bravo Pimpo! Per me l'unica donna bella è Valentina. Qua più conduttore che risolve i problemi di coppia serve un oculista. Devi dire la stessa cosa che ho detto io, amore. Capito, amore? Tanto tu sai come parlare. Cioè lui a 19 anni sta dicendo a lei che a 40 anni cosa deve dire e cosa deve fare. Sottona! Jessie, Vale, chiami Vale. Vale, si vuole. Tutte piccole. Vestito. Sono... No, vabbè, questo è troppo, non ce la posso fare. Ma una cosa che gli vorrei dire è: ma chi ha da guardare? Ma dici chi? Chi? Eccomi, bei maschioni. Sono qui, pronta. Tutta per voi. Ora, non guarda troppo. Ma qualcuno sarà una botta in capo a Kiss? Su quel funghetto che si ritrova in capo. Wow. Mamma mia, bei maschioni, così mi fate sciogliere. Qualcuno mi prenda, sto per cadere. Sto cadendo, prendetemi. E pigliatemi che sono vostra. Guarda come guardano. E ci credo che guardano. Chi è che non guarda su stupendo Dio, log? Mamma mia, guarda pure io. Guarda quello là, mamma mia. Ehi, se hai bisogno di una seduta da un dottore, per te è gratis. Emanuela, inizia tu. Luca è l'uomo per me. Forse gli piacciono i capelli. Anche il resto. Eppure a me mi piace tutto. Luca, se vuoi io sono single. Miau. C'è paragone, vuoi che mi metto là e mi tolgo la camicia? Cioè, quindi ti vuoi mettere a paragone con lui? Sì, tranquillamente. Fossi in te, mo formas. Pure secondo me, evita perché fai solo una figura di me. Pazienza, scatlaiuenza. Volevi. Mi piacciono questi due. Che cosa? Si sta provando un costume, si rende conto? Non credo di aver capito qual è il problema. Dottore, ma senza rispetto. Cioè, va a mare con il costume, ma che sto per fa? Ma un cristiano normale ogni tanto mi putiturà. Cioè, io devo parlare con sta gente. Oh mio Dio, no, va a mare con il costume. Che eresia. Dio, perdonala perché ha peccato. No, vabbè. Dottore, hai visto anche lo spacco della testa dello specchio? No, davvero, assurdo! Come ha potuto? E queste cose che ho detto adesso non ho parlato mai con nessuno. Perché ho paura che si rimanga male. E poi le vieni a dire avanti a tutta Italia? Complimenti! Ragazzi, pronti per l'allenamento? Oggi si inizia, alleniamoci! Ci dobbiamo allenare! Iniziamo con lo stenderci sul puffetto. E io tengo, puffaro, pigmo! Espira e ispira! Ispira, poi espira. Ispira, espira. Ma io non ho pagato per allenarmi, non sto capendo. Che sta succedendo? Ma vorresti anche. Poi vi graffiate la faccia con rabbia e sbattete le mani sul puffo. Ma che è sta allenamento? Ma quale amore? Poi alzate il bacino, lo tenete in contrazione per un paio di secondi e poi giù. Mamma mia, che mi ha fatto farmi? Gesù, aiutami tu. Poi prendete e sbattete la mano a terra forte. Aia, ma fa male. Più forte. Ma già per la mano cosa? Mi butto sopra. E infine un tuffo d'angelo. Mi tuffo, sono pronta, mi tuffo. Porca miseria, mi sono acceso. Te sei tutto il giorno per fare c***o.
metto io solo la sera quando fatico, quando torno da fatica. Ma un traduttore, per favore, che lingua è? Poi c'è il telefonino dove sbloccare prima di andarsi a coricare. Sblocca, blocca, sblocca, blocca, lo spegne, lo riaccende, si fa coricare. Che problemi sono questi, scusa? Problemi mentali, credo. Cioè, ma che lo spegni e l'accendi a fare il telefono prima di andare a dormire? Non sto capendo. Abbiamo la foto su WhatsApp insieme. Se lei cambia quella foto, oppure io cambio quella foto, per lei porta sfortuna. Ma dai, ma sono cose normali. Normale sta chip, tu non stai buono. Nel momento di intimità, pure là, in quel momento, Lorena si trascura pure. Ti presenta con il pigiamone. Amore, sono pronta per questa notte focosa. Sì, dai, amore, che bello. Oh, mamma mia. Mi dice, facciamo l'amore alle 9 di sera. Va bene, facciamo l'amore. Poi arriva là, è finito. Ma che c'entra? Ma se tu non lo chiedi mai. Non lo chiedi, ma perché si chiede, ragazze? Scusatemi. Io sto sconvolto, sto sconvolto. Ma alla fine si chiede o non si chiede? Non ho capito. Pure quando usciamo non si mette a parlare con amici, cioè è spenta pure là. È spenta, aspetta che mo mi accendo. Enchantix, potere della luce, vieni a me. Carino questo costume. No, vabbè. Dottor, gli ha fatto un complimento sul costume, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto che stai da fuori tu? Ma qualcuno te lo piglia, Kiss? Che cosa faccio? Magari per qualcun altro queste cose non sono niente. Però a me già vederli che si fa toccare il viso, si fa mettere la crema, dà fastidio. Tanto! Tanto si è fatta mettere la crema sul viso da un maschio! Io mi licenzio! Addio, basta! Non mi pagano abbastanza per questo! Cosa? Dottore, è pronto? Si è fatta prendere in braccio, dottore, ma il rispetto dov'è? Mi sono licenziato! Cancella il numero mio, casafone! Attento. Ma nonna mia, è venuto un mancamento! Non to- io ti ho detto di non poggiarsi così. E come si deve poggiare? Così! Ragazze, continua l'allenamento. Ci alziamo dal puff e facciamo un saltello. Oh, mamma mia, ma che mi ha fatto fame? Non lo so. Tu non puoi rispondermi. Poi iniziate a prendere a pugni forte il puff. Pugni! Oh, che bello! Sono qui. Vai, più forte! Poi vi accasciate e pregate. Ma come? Ma perché ma pregamo bello e buono? Boh. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io intanto continuerò il mio percorso qua dentro per come credo e per come sono. No pork. No, vabbè, no. Spacco di cassa. Hey! Ah, mi ha già ucciso, uno strappo! Che dolore! Io sono qua, ma te lo ricordo, mi hai dimenticato dopo 4 giorni. Sono qua, esisto! Ehi, sono qua, esisto! Guarda che patatona! Una volta mi chiamò per dire che detersivi lo comprare per spolverare. Cioè, a 30 anni dovresti saperlo. Cosa spolverare? No. Non so fare niente. Non pulisco mai casa. Tutorial su come spolverare. Prendi uno Swiffer, lo appoggi su una superficie piana e voilà! Hai spolverato! Oh mio Dio, guarda, è magico, non ci posso credere! Sorprese Stefano non ne fa. Regali neanche. Gli chiedete perché sta con me, scusa. E ci stiamo chiarendo pure lui. Il ragazzo che ho scelto io ha i capelli lunghi. Stefano li sta perdendo. E ne soffre tanto di questa cosa. Non hai capelli, nanna. Perché sta con me? Infatti volevo bussare alla televisione. Perché stai con me, scusa? Perché stai con me, scusa? Con questo io mi lamento pure di lei. Perché da quando è successo questo ormai si fa poco. Cosa? Ha detto che da quando siete ritornati non fate più fichi fichi. Ma che lo sapete! Manteniamo la calma. Io sono calma! Il passo di convivere non lo faresti? No, adesso come faccio a convivere? Assolutamente. Ma non vuoi pagare l'affitto, Ste? Ma dillo che invece di dire se tu non convivi perché vuoi pagare l'affitto? Tu non volevi dare soldi per pagare l'affitto. Spacco tutto! Tranquille ragazze, non... queste cose a me non mi spaventano, mi dà fastidio soltanto come parla, tanto le corna già me l'ha fatte. Team cornute! Perché ricorda, Temptation Island non vende sogni. Ma solide corna!